Bentrovati amici sportivi, ci siamo, 18 e 7 minuti, appuntamento con Linea Calcio, il numero di telefono che resta lì in sovraimpressione fino a quando non lo avrete pienamente memorizzato, fatto vostro, è cambiato la settimana scorsa, 081 014 42 63, una giornata un po' movimentata a Castelvolturno perché all'improvviso una macchina con un autista secondo me non brillantissimo e non equilibratissimo ha forzato il cancello d'ingresso della sede del Napoli ed è arrivato praticamente fino in prossimità del terreno di gioco, è scattato l'allarme, i calciatori erano nello spogliatoio, si preparavano per l'allenamento, è scattato l'allarme, è arrivata la polizia, è incominciato anche un improbabile inseguimento verso questo personaggio che però alla fine non è stato individuato, non è stato bloccato ed è ancora libero, immaginiamo da quelle parti, aggirandosi da quelle parti, giornata dunque un po' movimentata a Castelvolturno, ma nessun problema sostanziale, nessun danno a persone, la cosa più importante, o cose. E intanto il gruppo era abbastanza sparuto, insomma, quello dei calciatori che sono rimasti a Castelvolturno, gli altri sono in giro per le nazionali. Ricordiamo che domani c'è un appuntamento fondamentale per il calcio italiano con la nazionale di Roberto Mancini che a Palermo proverà a superare la Macedonia del Nord, che farà a meno di Elmas. Il calciatore del Napoli però, che però ha raccontato insomma, di conoscere molto bene i segreti del calcio italiano e della nazionale azzurra di Mancini e quindi sarà prodigo di consigli verso i suoi compagni di squadra. Partita non facile, ma Roberto Mancini dice: il nostro obiettivo è vincere il mondiale, ok, per vincere il mondiale bisogna andarci, non fa una piega questo discorso e quindi sarà necessario superare la Macedonia del Nord in semifinale e poi la vincente tra il Portogallo, che ha diversi problemi di formazione per Covid e indisponibilità varie, e la Turchia. Comunque insomma è un momento cruciale sicuramente per il calcio italiano. Ha parlato Gravina, il presidente della FIGC, che ha detto una cosa nuova, lui è abbastanza ondivago nelle dichiarazioni. Oggi cosa dice? Che qualora la Juventus dovesse aderire alla Superlega sarebbe esclusa dalla Serie A, con conseguenza di lacrime, di pianti, no? Di disperazione per tutti quelli che ritengono il campionato italiano tale da aver senso soltanto se c'è la presenza della Juventus. Non tutti la pensano così, comunque staremo a vedere tra i proclami e quelli che poi saranno i fatti messi in campo. E poi per il discorso campionato che è bellissimo e avvincente, io mi rifaccio sempre alla pagina di apertura del Corriere dello Sport di domenica che recita: osiamo, con Victor Osimhen in primo piano, il Napoli ha l'obbligo di crederci, il prossimo turno è sicuramente favorevole al Milan. Il Milan che già primo in classifica con 66 punti, più 3 rispetto al Napoli, più 6 rispetto all'Inter che ha una partita da recuperare con il Bologna, ma Inter che ha fatto ricorso al collegio di garanzia del CONI richiedendo il 3-0 a tavolino per quella partita non disputata, e poi c'è la Juventus. Se il prossimo turno cosa prevede? Milan-Bologna, diciamolo, Milan nettamente favorito rispetto alla squadra di Sinisa Mihajlovic, e poi due scontri diretti perché il Napoli va a Bergamo e lo sappiamo ci andrà senza Victor Osimhen, senza Amir Rahmani, senza Giovanni Di Lorenzo, e la Juventus invece ospita a domicilio l'Inter. A 8 giornate alla fine la situazione è estremamente fluida e sono d'accordo con quello che ieri diceva Dario Marcolin in Ne parliamo il martedì: aspettiamo il prossimo turno, dopodiché avremo più chiaro, molto più chiaro il quadro. C'è chi considera una lotta corsa a 3 per lo scudetto, chi invece come me non tiene fuori assolutamente il quarto incomodo. Cosa ne pensa Tommaso Mandato? Ciao Tommy. Buonasera a te. Penso che vorrei. Non so se vuoi esprimerti sul tentativo di forzare il blocco a Castelvolturno. Mi conosci bene, stavo parlando proprio di quello, nel senso che vorrei tanto conoscere questo personaggio che, per capire quali erano le sue intenzioni, se era un fans di Aurelio, se era qualcuno insomma che voleva rimarcare qualcosa. O uno che ha detto, perché può succedere, ha detto: ma sì, ma andiamo a prendere un po' di sole lì. Sì, può essere, ho sbagliato l'ingresso, pensavo di essere un abbonato. Un abbonato sicuramente lo era, sì, vediamo sì. In che termini. Mentre per quanto riguarda il campionato, è vero che il campionato è sicuramente è un campionato avvincente,
ci si lamenta che è sceso forse di livello, ma io non credo effettivamente in questo momento sia questo l'aspetto più importante. È avvincente come non è stato negli ultimi anni, dove prima la Juve e poi l'Inter hanno praticamente dominato e non c'è mai stata, diciamo, questa lotta finale. Oggi ci sono 3-4 squadre che se lo contendono, sono 8 partite, 8 finali, e credo che sia molto in bilico, perché anche questo vantaggio momentaneo del Milan, che potrebbe anche aumentare in virtù delle partite del prossimo turno, però non credo ancora che sia la mossa decisiva, la fuga decisiva per lo scudetto. Credo che, insomma, il Napoli deve essere bravo a rimanere lì fino alla fine, perché credo che veramente si risolverà con lo sprint finale. Andiamo al telefono a salutare il primo amico che è in linea. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Ciao, Ciao buonasera a te. Super. Ciao. Volevo fare un attimo una dichiarazione. È mai possibile che quando il Pasquale. Napoli si Sì. deve giocare un posto in Europa contro le squadre del Nord, Sì. oppure arriva da giocare lo scudetto, in questo caso contro l'Inter e il Milan, ci devono essere gli arbitri contro? Mi riferisco soprattutto alla squalifica di Osimhen. Sì. Sì, non so se l'hai sentito, anche l'arbitro Pirri alla domenica sportiva ha detto Certo. che quello non era giallo. Ma infatti. Cioè, non capisco perché no, tutti noi napoletani ci ricordiamo Inter-Juve, dei famosi 91 punti del Napoli, Sì. l'Inter-Juve dell'anno scorso. Cioè, adesso basta, ci siamo anche stancati. Se meritiamo qualcosa, penso che la possiamo anche ottenere. Hai pienamente ragione, hai pienamente ragione. Pasquale, da dove chiami? Cicerale. Ah, da Cicerale, da Cicerale. Qualche Sì. volta hai scritto anche nella diretta. È un dato di fatto, è un dato di fatto. Io, e coinvolgo Tommaso, ma rimani in linea. È Sì. Sì. chiaro che la vicenda di Osimhen ha del clamoroso, perché è impossibile non solo dare il cartellino giallo, ma è già una forzatura fischiare il fallo in quel caso lì. E nasce, io ero in tribuna proprio alle spalle, nel settore alle spalle dell'episodio, nasce un'occasione grande come una casa per l'Udinese a 2 minuti dalla fine, per Sì. un'interpretazione sbagliata, e noi sappiamo come il Napoli lo scorso anno abbia pagato un'interpretazione sbagliata clamorosamente in Napoli-Cagliari, perché non fosse stato dalla regia suprema di Mazzoleni, che poi da lì a una settimana si sarebbe ripetuto in Benevento-Cagliari sempre a favore dei sardi, determinando in un colpo solo, perché questo va detto, non solo la corsa Champions e la corsa salvezza, in una settimana. Con risparmio anche dell'Associazione Italiana Arbitri, perché lui è rimasto in Campania, quindi non ha avuto bisogno di guidare e di far tanta strada. Ci vorrebbe maggiore attenzione, maggiore serietà, perché vuoi o non vuoi, ragazzi, Osimhen è l'uomo più forte che ha a disposizione oggi il Napoli. Vai a Bergamo a giocare una partita che con ogni probabilità potrebbe essere determinante, e lo farai senza Osimhen per un'ammonizione che non doveva essere ammonizione per un calciatore che era già in diffida. Tommy, Sì, Silvio, volevo fare una domanda, prego. ma A Tommaso, prego. sì, ma in questo caso il ricorso non si può fare. No. No, no, Ah. non si può fare, perché dovrebbe essere sancito l'errore tecnico dell'arbitro, che chiaramente Quindi rifai la partita poi. assolutamente, quindi non ci sono i presupposti, e non è nemmeno di competenza del VAR, perché è al di fuori dell'area di rigore. Ma lì è stato un grave errore dell'arbitro. Ti devo dire anche che, fra le altre cose, credo che sia veramente come pochi un errore molto molto determinante, non solo nell'immediato, perché come diceva Silve ha creato un'opportunità per l'Udinese più che buona, ma soprattutto perché ha determinato un grave danno nei confronti del Napoli, della squadra, per quanto riguarda la mancanza di Osimhen. E io credo che, comunque, fra altre cose, non sono assolutamente malpensante, non ci sia stato nemmeno malafede nel fischiare questo fallo, perché è stato talmente immediato che non c'è stato nemmeno il tempo di poter pensare. Cioè, l'errore l'ha fatto e basta. Sì. L'ha fatto in maniera molto diretta, spontanea, senza nemmeno pensare, secondo me, che era
sai, si è pensato al fatto che era una ammonizione mirata nei confronti di Osimhen e così via, ma no, ma non credo, perché è stato così immediato che l'errore, la valutazione fatta, che chiaramente non c'è stato nemmeno il tempo di pensare. E quindi veramente ci ha regalato un gran danno, perché come diceva, mai come in questo momento, a parte il suo stato di forma, ma mai come in questa partita, cioè contro l'Atalanta, che è una delle pochissime squadre che ti lascia campo aperto e quindi accetta l'uomo contro uomo, e Osimhen in attacco, un uomo contro uomo, è proprio il suo pane. Sì, poteva essere determinato. Poteva essere, certo, determinato. Certo. E anche, Pasquale, poi ti lascio completare, bisogna ricordare che questo è il finale di stagione che è stato fortemente marchiato, secondo me, da Torino-Inter. Allora, nel momento in cui non si vede, non si assegna il rigore al Torino per quel fallo, per quell'intervento proprio scomposto, sbagliato di Ranocchia su Belotti, vuol dire dover riscrivere le regole. E lì, ragazzi, lì anche io non credo alla malafede, non assolutamente, credo all'esistenza di un sistema che è in grado di influenzare, questo sì, le decisioni, perché così, perché ci sono troppi interessi in campo. Però là, scusami Silvia, là non c'è giustificazione. E come fai a giustificarlo? Là non c'è giustificazione, in questa qui puoi, cioè, anche sì, puoi non giustificarlo, puoi eventualmente interpretare il suo fischio così immediato che è stato spontaneo, sbagliando. Però scusami Tommy, il VAR può intervenire? No, perché lui, la valutazione che lui fa, lui vede il fallo di mano, quindi l'entità che chiaramente la stabilisce lui in quel momento là, quindi non è un grave errore rispetto, secondo me è l'errore che lui commette è quello di non rendersi conto, quello che poi viene spiegato nella regola, che il ragazzo cade con la mano per terra, ma non andando incontro alla palla, cade per difendersi in maniera spontanea, per poggiarsi per evitare, e quindi in questo caso non c'è assolutamente né fallo e quindi non c'è nemmeno ammonizione. E Silver, un'altra domanda. Sì. Per l'Atalanta, contro l'Atalanta, visto che non ci sarà neanche Di Lorenzo, prenderà il suo posto Zanoli e Juanjesus centrale? Ne parliamo, Pasquale, uno dei temi centrali. Ti ringrazio molto per aver partecipato. Saluti a tutti gli amici di Cicerale. Grazie, arrivederci. Ciao Pasquale. Allora, non c'è Di Lorenzo e questo è un inedito, perché penso è da un anno che Di Lorenzo tirava ininterrottamente la carretta, ad eccezione di qualche problemino accusato, ricordo, nella penultima partita, mi pare, che è uscito perché aveva preso un colpo alla testa. Era un po' disorientato, ma per il resto è stato sempre impeccabile e determinante Di Lorenzo. Immagino che anche Roberto Mancini stia rimpiangendo la sua assenza. Chi gioca al posto di Di Lorenzo, premettendo che ci sarà un ballottaggio fino alla fine tra Kevin Malcuì, che ha a disposizione, per quanto non brillantissimo nello stato di forma, per qualche acciacco, per qualche problema che si porta dietro, e il giovane Alessandro Zanoli? Oppure uno stravolgimento? Cambio di modulo? No, si ipotizzava anche l'acquisto, aspetta, mi viene, quella che abbiamo preso adesso a gennaio. Tuan Sebe, sì, non mi veniva il no. Perché lui ha giocato su quella parte. Il problema è serio, ma no, al di là insomma di quelle che sono le nostre possibilità, il problema è serio, perché su quella fascia, in quel ruolo, gioca l'uomo in questo momento che è più in forma dell'Atalanta, che è Boga. Quindi il Malcuì che abbiamo visto, sinceramente, soprattutto in fase difensiva, un po' troppo allegro, sì. Quindi, allegro andante, esatto, quindi questo ti lascia un attimino perplesso. Zanoli è abbastanza giovane, anche se ha molto più forza del ragazzo, però quella è una scelta ben ponderata, deve essere ben ponderata, perché ti ripeto, io credo che veramente in questo momento è quello che veramente il giocatore dell'Atalanta più in forma è proprio Boga. È vero, è vero. E poi Juanjesus, sì, Juanjesus al fianco di Koulibaly nel reparto centrale. A sinistra, con, a destra con Koulibaly. E con Mario Rui a terzino sinistro. Poi per il resto bisognerà vedere. Secondo te conferma il modulo di partenza che abbiamo visto con il Verona e con l'Udinese, quindi tre in mezzo al campo, oppure... Ma io credo che dipenda molto da Anguissà, cioè capire un attimo come sta Anguissà. Se Anguissà è in condizioni di recuperare, credo che continuerà a riprendere, giocherà anche ora con i tre a centrocampo. Se Anguissà non ce la fa, inevitabilmente deve giocare con Zielinski, e quindi chiaramente giocherà un attimino più avanzato, cercando di dare supporto a Mertens,
che, come dicevamo prima, a differenza di Osimhen, non può svolgere quel ruolo di attaccante centrale uno contro uno, ha bisogno chiaramente di persone che gli stanno vicino, per cui accorceranno sicuramente sia Zielinski che lo stesso Lorenzo Insigne per cercare, insomma, di lo scambio a terra che è la sua arma più forte. Torniamo al telefono, pronto? Ciao Silver, Felice! Felicione da Montefalcone, ciao Tommaso. Grande Felice! Io ieri sera ti ho visto, poi ti Grazie! ho visto in replica e anche stamattina. Cioè, c'hai un incubo allora! Allora, sei il mio incubo felice. Meno Allora, male! tre, quattro cose veloci. Ti Vai! ricordi Fournot su Come no? quello che iniziò a far del male alla Juve? E poi non si è più visto? No! Sì. E quindi, Tomà, non mi dica che ha schiato velocemente. Chi l'ha vista mai a Napoli? E quindi. Ma comunque, noi a Bergamo abbiamo il nostro Ciruzzo. Ne facciamo tre. E per quanto riguarda lo scudetto, Sì. sono d'accordo con te, Silver. La quarta fa paura. Certo che fa paura. Stiamo attenti, noi devono stare attenti gli Tutti, altri. tutti, tutti. Quest'anno vedrai, finiremo come il 2018. Poi ieri sera mi ha preso Marco quando ha detto che il nostro Osimhen è un Ha extraterrestre. detto Bucciantini, ha detto una cosa che poi è stata ripresa da tanti siti. Ha detto Osimhen è come Mohamed Ali, lui domina, è Esatto, va dominatore. bene, Io l'ho sentito. È una cosa meravigliosa. Sì. Hai perso la parola. Sul No, no, meraviglioso. no. E poi sento ancora qualcuno su TV che io mi diverto, però non seguo come voi, e ogni tanto cambio, ancora discutere non sa stoppare la palla. Meno male che non sa stoppare la palla. E ti fa doppio, 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 doppio. E quando si impara a stoppare la palla, che ti fa un triplete? Ci sta. Grande, felice. Felice, grande, Allora, grande. Scrive, Tommaso, io ti dimmi, voglio anche bene. ha scritto Armando De Notaris, è in overdose, felice. Grande. No, è perché siete onesti. Poi devi dire a Giordano che Sì? gli devo mandare una bottiglia di Avola. Sì, certo, è molto Perché lo sento gradito. anche su Radio Marte all'1:30. Sono convinto, Comunque, Felice, sono convinto che se io ti chiedessi l'orario di inizio di ogni tutto. trasmissione televisiva o radiofonica, tu saresti impeccabile. Incomincio alle 9 con Gianluca, alle 12 con Non Giacciro Nessuno, alle 13 finisce e incomincio con Radio Marte. Bene, bene, sono molto E poi contento anche fino per i alle colleghi. E 14, poi però fai il turno pomeridiano. ciò che, ecco perché vi voglio bene, noi intanto tifosi siamo molto educati, Sì. Sì. Io ti voglio chiamare l'altra volta quando quel tifoso juventino ha detto che non ci ha chiesto nessuno, ha offeso qualche, non è vero, qualche juventino, guarda, No. non si permette mai. È come voi, una persona per bene. Bene, bene, Grande Felice. Felice. Anche noi abbiamo risposto Oh, alla stessa maniera. Detto allora questo, sentimi bene, vai. l'ultimo Sì. me ne vado. Vai. Montefalcione è sempre più azzurra. Vabbè. Domenica il 2 e 3. Allora, Ickes a Milano, 2 a Bergamo e 1 Ickes 3 a Torino. 1x3 È grande, emblematica, grande. Eh emblematica, sì. perché quel 3 potrebbe indicare il numero dei rigori o il numero delle espulsioni. Grande, grande Felice. È vero, è vero, Silver, mi devi salutare Orazio da Toronto, vi è seguo sempre. vero. Sì. Ciao, oh, Ciao. ciao Felice e ciao Orazio da Toronto. Ma sapete che a Toronto potrebbe finire anche Belotti? Sì? Perché Pure. va in scadenza anche lui, e quindi il Toronto potrebbe fare una grande squadra con Lorenzo E Insigne per la Orazio gioia di sarà Orazio. contentissimo. Orazio, no, no, lui ha già comprato la maglia di Insigne, quindi figurati.
Già. Ciao, vi voglio bene. Un abbraccio, ciao, felice. Ciao, 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 grazie. Allora, un po' di saluti e di messaggi, che sono tanti. Salutiamo Giovanna Esemplare, e poi ancora Fortunato Variale, ma lo hanno preso quel pazzo a Castelvolturno? No, sta ancora girando. E come mi suggeriscono dalla regia, il problema è chiaro, aveva perso il telecomando del cancello per entrare. Antonio Petrino ci parla di Tuansebe, tra poco ci ritorniamo. Armando De Notaris, meglio chiunque al posto di Malquini, no, che è più un'ala, mentre dicono che Zanoli sia più difensivo. Certo. Zanoli è proprio un difensore, certo. Devo dire che fisicamente è strutturato, è un ragazzo molto forte, con grandi margini di crescita. Noi l'abbiamo conosciuto e anche intervistato in esclusiva nell'ultimo ritiro di Castel di Sangro. E poi è uno che gode della fiducia di Spalletti, sì, perché tenerlo cosa vuol dire? Tenerlo vuol dire crederci, ma tanto, altrimenti lo mandi a giocare in Serie B, dove aveva molte richieste, in Serie C dove ne aveva una marea, anche il nostro Ciccio Montervino, certo, aveva bussato per portarlo a Taranto e non se ne è fatto niente. Giuseppe Adamo, ma potrebbe giocare Tuansebe e Koulibaly centrali, Juan Jesus a destra al posto di Di Lorenzo? No. Con gli esperimenti io direi no, anche no. Poi Juan Jesus si trova a Bogà, certo, assolutamente, è una grande difficoltà a destra, proprio perché Juan Jesus già ha un po' di difficoltà sulla fascia a sinistra. Luigi Petricelli, con Mertens punta il Napoli ha bisogno di un gioco diverso da quello visto fino ad ora, speriamo bene. PS, ma Felice lo ritrovi in tutte le radio trasmissioni del Napoli, un mago, prende sempre la linea, il grande Felice, è vero. Cambia lo spartito con Mertens. Inevitabilmente, punta. È chiaro che le caratteristiche di Osimhen non ce l'ha nessuno, chi si poteva avvicinare un po' per struttura fisica poteva essere Petagna, ma chiaramente stiamo parlando di un discorso completamente differente, e quindi è inevitabile che con Ciro Mertens recuperi sicuramente un discorso di velocità, di rapidità. Puoi mettere in difficoltà, potresti mettere in difficoltà l'Atalanta con degli scambi continui. Il problema è che l'Atalanta è quella classica squadra che non ti fa giocare, è la classica squadra che ti aggredisce sempre, per cui non ti lascia ampi spazi per poter giostrare, per poter cercare, insomma, questi continui scambi. Ti ripeto, il peccato è proprio quello, perché l'Atalanta per il suo gioco molto spesso lascia sguarnite, accetta l'uno contro l'uno l'attaccante avversario, quindi in questo caso le caratteristiche di Osimhen, insomma, avrebbero veramente fatto comodo. Salvatore Esposito scrive, saluta l'avvocato mandato, vorrei chiedere a voi, avendo ascoltato con attenzione la tesi del professor Clemente in merito all'episodio del mancato rigore di Torino-Inter, vi ricordo che Guido andava, a proposito di questo episodio, ad ipotizzare la frode sportiva da parte dei due arbitri di guida centrale e soprattutto di Massa, che era al VAR. Mi chiedevo, ricevendo un'eventuale querela in merito all'episodio, quindi dirottando il tutto alla giustizia ordinaria, come potrebbe il signor Massa organizzare una linea difensiva? Ossia, essendo le immagini così evidenti, come potrebbe difendersi? Potrebbe dire, ad esempio, mi sono distratto, oppure una disfunzione al monitor? Un abbraccio, una curiosità legittima, perché anche noi non ci diamo pace, è eccessivo, perché ci sono cose più serie. Però sì, potrebbe dire... Ma io credo che l'unica cosa che possa dire è ammettere... L'errore. No. Ammettere una distrazione, perché l'errore tu non lo puoi ammettere, nel senso che lì... voglio dire, le immagini sono talmente chiare e nitide che non da ti tutte le angolazioni non ti puoi consentire l'errore. Il problema è cercare di capire invece quale scusa puoi trovare per essere stato indotto nell'errore, che è una cosa completamente differente. Cioè, l'errore c'è, è oggettivo ed è assolutamente insuperabile. E trovare una scusa può essere mi sono girato dall'altra parte, mi è caduto il caffè, insomma qualsiasi cosa banale. Però il problema è che è anche un altro, al di là di Massa ci sono anche gli altri che fanno parte all'interno del VAR, per cui una situazione del genere davvero è inspiegabile e non può non avere un seguito rispetto a quello che è accaduto. E ha ragione Franco Miele, non perché c'è assonanza anche con il mio cognome, ma dice mettetevelo in testa, la Juve non perderà più una partita da qui fino alla fine, è stato già deciso, così come era deciso che Juventus-Inter dello scorso anno finisse 3-2. Però
però questo Juventus-Inter per la prima volta nell'ultimo decennio dovranno giocarla. Dovranno giocarla per forza, perché chiaramente l'Inter è in grande difficoltà, praticamente si è impantanata da quel famoso derby con il Milan. Dal potenziale più 10. Dal settantesimo di quel derby non si è ripreso più, per cui è stranissimo tutto quello che è successo. È chiaro che Inzaghi secondo me sta pagando anche un po' lo scotto della inesperienza a guidare una squadra di questo livello, e fra l'altro le statistiche riportano che nei suoi anni a Roma la Lazio ha subito delle flessioni nella parte finale quasi sempre, per cui non so se è anche un discorso atletico, però c'è un dato di fatto che veramente in questo momento i giocatori dell'Inter non corrono più. Dobbiamo fermarci, abbiamo il break pubblicitario e una regia di peso, caro Tommaso, di peso e di voce. Ma visto che insomma la formazione che abbiamo allestito stasera è una delle migliori. Importante. Assolutamente sì. Bene, bene. Allora, break rapidissimo, un paio di minuti e poi torniamo in diretta, in linea calcio. Eccoci qui, rientriamo in diretta attorno alle 19, non solo, apriremo la finestra sulla redazione, vi ricordo che questa è serata di Punto Centrale con Tony Avarone e i suoi ospiti, approfondimenti che sono sempre estremamente interessanti da seguirsi da seguire a 360 gradi su tutte le vicende del momento. Poi alle 19 ci raggiungerà al telefono anche Alessandro Sacco, il direttore del Napoli Online, per fare il punto sull'attività giovanile, sul settore giovanile del calcio Napoli. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Niente, non c'è nessuno. E allora aspettiamo. No, rilanciamo il nostro numero 081 014 42 63. Sensazioni sull'Italia di Mancini? Quanto è difficile il percorso road insomma, non verso è semplice il mondiale? Assolutamente, anche perché le finali sono sempre particolari, quindi è chiaro che mentre a Palermo potremmo beneficiare dell'ambiente, della situazione, del grande entusiasmo, poi insomma la difficoltà enorme potrebbe essere quella proprio in Portogallo, perché credo che poi alla fine il Portogallo riesca a battere la Turchia. Però sai, il calcio è tutto da valutare in questo momento, e quindi quando si parla di finali non è mai facile fare dei pronostici. Stavo pensando, quando si parla di finali una squadra è fatta a prescindere. Allora, c'è pessimismo però da parte dei nostri amici. Francesco Ferraro, che salutiamo da Salerno, il nostro amico tifoso dell'Inter molto obiettivo, dice: faranno di tutto per mettere fuori il Napoli, come sempre arriverà quinto, ma quinto credo di no. È importante, qualora dovesse esserci anche un incastro di risultati, il Napoli potrebbe a Bergamo davvero blindare la Champions League, almeno quello sarebbe un risultato importantissimo, che era poi l'obiettivo di inizio stagione messo da parte. E Lilli Toto, che ci scrive dalla Francia, scrive: vedrete che Juventus-Inter farà vergogna in tutto il mondo. Vabbè, speriamo di no. E poi Fortunato Variale: ma il figlio di Mertens nascerà a Napoli? Penso proprio di sì. Oggi Kate, la signora Mertens, prendeva il sole nell'abitazione straordinaria che li ospita, mettendo in bella mostra il pancione che darà alla vita e darà alla luce il figlio di Dries, il figlio di entrambi. Francesco Cappuccio scrive: salve Silver, si potrebbe proporre una variazione del regolamento, un'altra? Già non lo vedi che fanno confusione. Comunque, che insomma, che chi è diffidato, una volta ammonito, in quel caso lì può intervenire il VAR in caso di sbaglio arbitrale. Sarebbe una delle soluzioni auspicabili, cioè l'on field review su ogni episodio. Su ogni episodio. Lo so, si andrebbe per... No, non è che si andrebbe per... Il problema è chiaramente che già c'è molta resistenza a dare considerazione, valenza e importanza al VAR, per cui e quindi già è stato limitato alla sola area di rigore, quindi secondo me troverà ancora molta più ostruzione da parte sia degli enti federali sia della stessa classe degli arbitrati. Al telefono, pronto? Buonasera Silver. Buonasera a te. Vittorio, saluta l'avvocato Mandato. Ciao Vittorio. Via Santa Lucia 20. Sempre. Allora,
Scusa, l'altro giorno sono stato un po' perché quando si parla di grillare non capisce niente. No, due precisazioni volevo fare. Vai. La prima, mi ha spiegato buono fatto di chi si canna fa la Superlega, che fine fanno chi si qua? Si gioca in Italia o vanno a giocare all'estero? Sì. Poi riguarda un ricorso che non si può fare di Osimhen. Sì. Io mi ricordo, non so, penso anche voi, 33-34 anni fa, Maradona fu squalificato. Se mi chiami in aereo personale e da Roma sono lì a ragionare qui là e ce l'ho in aeronata. Vi ricordate questa cosa? Sì, ma c'erano i presupposti e poter fare il ricorso, nel senso che chiaramente se non ci sono le condizioni il ricorso viene rigettato perché. Ma vi ricordate questa cosa? Sì, me lo ricordo. Maradona, io mi ricordo che il giornale diceva di un aereo personale e ci da Roma a ragionare e poi un netto a fare l'allenamento. E ce l'hai in aeronata. Io non lo so per quale mi sono passato tanti anni, per quale motivo. Cambiano anche le cose. Vabbè, comunque Vittorio, ti rispondiamo sulla Superlega, la domanda è interessante. Cosa succede? E poi io voglio sapere se ci sta qualche speranza di cioccolatino per il Gino. Va bene. Un bacio, ciao, grazie Vittorio. Ma lo ripetiamo, per quanto riguarda la vicenda di Perugia, che ritengo sia una delle vicende più squallide, sporche degli ultimi anni, che soltanto sulla carta coinvolge il calcio, perché di sportivo, del calcio, di sport non c'è niente in queste vicende qui, che sono etichettabili tutte sotto l'insegna, sotto l'egida della trastola. Bravo. Per chi vuol capire in maniera molto rapida e pragmatica, la giustizia sportiva ha fatto l'ennesima figuraccia e sarà sempre troppo tardi quando si deciderà di riformare la giustizia sportiva rendendola credibile, rendendola una cosa credibile. Però per fortuna c'è la giustizia. Scusami, la teoria e soprattutto la pratica è quella di far passare sempre il tempo, la tattica è sempre quella. Una tattica dilatoria, cioè le cose, soprattutto nell'ambito sportivo, si cerca di farle passare, anche perché poi ci sono le partite, ci sono altri interessi, ci sono distrazioni che riguardano il calcio giocato, per cui chiaramente si fa leva su questo fatto anche della comunicazione che va a morire e si cerca di buttare tutto nel dimenticatoio. Questa è la più grande pecca che c'è qui in Italia, non solo nell'ambito sportivo ma in generale, nell'ambito sportivo e calcistico in modo particolare. E per fortuna però c'è la giustizia ordinaria, il percorso, il suo iter, la giustizia ordinaria a Perugia lo sta facendo e quindi a breve avremo anche notifica e comunicazione dell'inizio del processo che vede, lo ricordiamo, come indagata l'avvocato della Juventus come istigatrice morale del fatto. Se l'italiano non mi inganna, ti fa capire che hanno organizzato tutto, ma... E non pensa che questo l'abbia fatta di sua spontanea volontà. O forse perché la signora aveva il desiderio di portare nel giardino Suarez per farlo giocare col bambino. Soprattutto di farlo parlare in italiano, perché altrimenti... Quella è una missione universale, nell'anno in cui si è anche celebrato Dante Alighieri, certo, quindi poi sono tanti gli incroci. Poi Perugia è vicino a Assisi, quindi c'è questo fatto mistico. Che è vero. Per quanto riguarda la Superlega, invece, tu mi chiedi come giocherebbero, dove giocherebbero. La Superlega è una sorta di campionato europeo, da 12 squadre, da 14 squadre, sarebbero andate e ritorno in un continuum che chiaramente andrebbe una formula che andrebbe ad escludere tutti i normali, però devo dire che oggi Gravina dice questo: la Juventus dovesse aderire alla Superlega sarebbe fuori dalla Serie A. Gli perché credo. Non, perché non l'ha detto quando c'era effettivamente il pericolo che tutto ciò succedeva? No, ma gli credo, così come quando disse che con Perugia si era toccato il fondo e bisognava moralizzare il calcio, previo poi comunicare a tutti che la Procura federale avrebbe archiviato. Ma quindi vuol dire che con questa dichiarazione vuol dire che la Juventus non ha nessuna intenzione di fare la Superlega. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Giancarlo Silver. Ciao Giancarlo, benvenuto. Da un po' di tempo che non riesco a parlare con te. È vero. Comunque ti seguo sempre con molto piacere. Grazie. Ai tuoi ottimi ospiti. Grazie. Ho voluto prima di tutto proprio salutare, perché sai, la mia salute non è che è molto,
mi è molto amica, ma comunque mi adatto. Comunque parliamo di un argomento che voglio affrontare con Mandata, che è un, uno che di calcio l'ha praticato. Grazie Giancarlo. Ieri quando è stata la partita, vedevo la partita nella televisione del Napoli, ma a un certo punto proprio mi dice, ma non sanno giocare proprio, ma tolto Insigne, tutto il primo tempo, tolto Insigne che ha fatto una finta dello stoppa, e il telecronista non aveva nemmeno capito quella finta che aveva fatto. Ma il livello io lo trovo molto basso del calcio italiano, per cui i risultati si vedono nelle coppe. Ora mo non so se sono io oramai scritto da un crepuscolo inevitabile e quindi rimango sui miei tempi, ma trovo veramente il calcio da un po' giù, quindi quei 3-4 giocatori buoni che ci sono diventano decisivi, tipo per esempio almeno Osimhen, che ha voglia di correre e di combattere, e qualcuno che effettivamente fa il gol e giocare. Allora rivolgo questa domanda a te, che sei sportivo, e a Mandata, che è esperto proprio al 100% del calcio, da grande centravanti che fu. Allora vi saluto e vi ringrazio dell'ospitalità. Gentilissimo Giancarlo, riguardati naturalmente, ti vogliamo sempre in forma. Grazie. No, ma soprattutto Giancarlo, guarda, hai usato chiaramente un tono veramente molto molto raffinato, gentile nel porre le tue domande, noi ti ringraziamo. Ma soprattutto credo che il calcio non sei il solo a pensarla così, nel senso che c'è stato sicuramente un abbassamento di livello. Oggi Pandev, che è stato intervistato, certo, perché lui si è ritirato dalla nazionale Nord Macedone, però dice, a domanda precisa, lui che è testimone per un lunghissimo periodo di quello che è ed è stato il calcio italiano, avendolo vissuto da protagonista, dice il livello è sceso molto negli ultimi 20 anni ed è per questo che io ancora oggi al Parma, certo, giustamente, riesco ad avere un ruolo. E certamente, è chiaro che, voglio dire, il livello è sceso moltissimo, ed è preoccupante anche a livello nazionale. Io credo che per rincarare un po' la dose e per essere fotografare quella che è la situazione, credo che sia molto allarmante la dichiarazione fatta dal CT della Nicolato dell'Under 21, cioè dire che non ci sono calciatori, dire che non ci sono attaccanti in giro che possono essere utilizzati a livello di Under 21 è un campanello d'allarme incredibile. Perché? Perché è chiaro, questa apertura nei confronti degli stranieri, che vengono pagati molto spesso molto meno rispetto ai giocatori italiani, fa in modo che anche gli stessi vivai non abbiano quello sbocco poi nella prima squadra, e questo è un grande handicap, perché non ti consente praticamente di poter far maturare dei giovani che non hanno la possibilità, insomma, di poter esprimersi almeno a livello di Serie B, non dico a livello di Serie A, ma almeno di Serie B c'è molta difficoltà. E per quanto riguarda il Napoli, è inevitabile che il primo tempo non sia stato eccezionale, anzi il Napoli è andato un po' in difficoltà grazie alla grande intensità, secondo me, dell'Udinese. Esatto, questo va detto. E l'Udinese ha fatto un gran primo tempo, non sotto il profilo del gioco, perché anche l'Udinese, insomma, chiaramente non è che abbia espresso questa grande prestazione, ma sotto il profilo dell'intensità, sotto il profilo chiaramente della corsa, dell'aspetto atletico, l'Udinese ha fatto un gran primo tempo. È chiaro che poi dopo, successivamente, sono calati i ritmi, l'entrata di Mertens è stata determinante perché ha creato scompiglio sotto il profilo tattico. Loro sono calati assolutamente, perché è inevitabile, il secondo tempo non correvano più, ma era impensabile che avessero potuto avere un ritmo fino alla fine. E questo deve essere visto, secondo me, come un aspetto positivo per quanto riguarda il Napoli, il fatto di saper misurare quelle che sono le proprie forze, di essere cosciente, insomma, che grazie poi a una supremazia che c'è inevitabilmente a livello di organico, il Napoli può e deve assolutamente superare queste partite. Al telefono ancora, pronto? Sì, ciao ragazzi, sono Mario. Oh, caro Mario, come stai? Aspetta che tiro via il viravolo. Sei attento al vento. Sì, tutto a posto, ragazzi. Ciao Tommy. Ciao Mario, aspetta un attimo, c'è vento.
qui a Trieste. No, vento, no, stamattina è una giornata bellissima, raga. Bella proprio, cioè veramente caldo in strada che non potete immaginare. Sì, però non c'è il caffè nostro, quindi vuoi fare il voodoo. No, ma allora ti dirò, le bar di mia figlia, che poi non è di mia figlia, ma della mia ex moglie, sì. Quando io vado a pigliare, spesso mia figlia lavora, va solo il lunedì a lavorare, va a dare una mano alla mamma, ma quando vado a pigliare il caffè da lei, per chi fa delle miscele napoletane, no, chiaramente là... Chiaramente scherzavo cercando di trovare un tasto debole della tua permanenza a Trieste. Ah, ecco, solo qui, ok, vabbè, perfetto. No, il tasto debole, no, per la mia, raga, io tornare a Napoli non è per me, non è facile, anzi, per niente. Io preferisco stare qua, tornare solo quando vado in pensione, allora sì. Raga, sono preoccupato, chi è questa macchina che è andata nei cancelli a cosa vuoi tu? Ma lo stanno ancora cercando? Però non è successo niente. È il terzo pilota della Ferrari, visto e considerato che ne ha 22. Ci hanno provato lì al circuito di Castelvolturno. Cioè, a parte gli scherzi, ma è stata... Cioè, non si sa ancora, non si sa né dinamica, niente proprio, assolutamente. No, ma sarà stata una bravata, una cosa chiaramente estemporanea. Una bravata. Cioè, sì. Si è proprio inguaiata, come bravata, però ha fatto una schizzata. Sì, vabbè. Sì. Diciamo, i divertimenti nella zona non è che ce ne siano molti, sono stati chiusi il parco dei divertimenti. Sono chiusi Dice. L'ha abbandonato, una tristezza, a proposito, quel parco che una volta era bello. Qualcosa bisogna inventarsi. Il Magic World. No, vabbè. Ho capito, però porca miseria, no, devo dirti la verità, un poco ero preoccupato per capire che stesse succedendo, sperando che non fosse qualche, ma è una bravata, perché non credo che sia un avvertimento. No, Mario, che avvertimento, fate immagine, è un attentato juventino. Ma quello sì, forse sarà stato, no, aspetta, forse... Caterina da Napoli con tutta la famiglia? È probabile, sono andati lì a fare il picnic e hanno deciso di non bussare. Ecco. Perché poi bisogna sempre saperlo fare. Certo, no, però a parte tutti gli scherzi, devo dirti la verità, un po' ero preoccupato da questa cosa, però... No, tutto in ordine. Tutto a posto. Meglio così. No, meglio così, perché sinceramente non sarebbe stato, come ti devo dire, mo, una cosa non bella. Assolutamente no, quindi possiamo rincuorarti. No, va bene, io sinceramente non voglio che succeda qualcosa di strano, specialmente in questo periodo qua, perché stiamo lottando per qualcosa di bello e non vorrei che ci fosse qualcosa di diverso all'esterno del Napoli. Quindi è sempre una paura, perché comunque avere a che fare con certe dinamiche sono un po' brutte, però meglio così. Ho chiamato per sapere se era tutto a posto, vi saluto, quando torno giù a Napoli vi chiamo per andarci a pigliare un caffè. Dai. Ti aspettiamo, va bene. Passo su fuori la sede e vengo a pigliarmi un caffè, va bene? Ti aspettiamo, bene. Ti aspettiamo. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Allora, Antonio Dauria, volete sapere il terzo gol di Osimhen annullato per fuorigioco? Vorrei sapere, non fu rimesso in gioco da un calciatore dell'Udinese, quindi gol valido. Non è tanto clamoroso questo quanto quello annullato, non so ancora perché, a Mario Rui a Verona. Perché? Perché il fischio era arrivato prima che l'azione potesse concludersi, e quello è stato un errore molto grave. E poi Giuseppe Adamo, le contese con il mondo dello troll che fa parte comunque delle nostre pagine. Luigi Cinefelegrea Schembri scrive: non sarebbe consigliabile mettere la regola per ogni club di Serie A di far giocare almeno due giocatori under 21 per ogni partita? Forse così si invoglierebbe le società stesse ad investire nel settore giovanile e aiutare le nostre nazionali. Il problema è che poi alla fine anche sul mercato i costi dei eventuali calciatori italiani è sempre altissimo, elevatissimo.
si risparmia tanto andando ad acquistare all'estero, ma il sistema e il discorso è anche un po' più complesso, perché alla fine il settore giovanile, e lo insegna la storia, la scelta stessa che ne ha fatto De Laurentiis qui al Napoli, ha i suoi costi, ci sono dei vivai, e tra poco ne parleremo anche con Alessandro Sacco, dei vivai che scandiscono colpi sempre importanti tutti gli anni e sfornano, è proprio una filosofia, vedi l'Atalanta che il Napoli andrà ad affrontare. L'Atalanta riesce a rinnovarsi costantemente pur avendo problemi, indisponibilità, infortuni, grazie ad un settore giovanile per il quale lavorano 90-100 persone. Ma è una questione di programmazione, di scelta. Di scelta, ma scelta non di adesso, perché l'Atalanta sono decenni insomma, che è all'avanguardia per quanto riguarda il settore giovanile, ed ecco che poi alla fine il Sissei di turno ti esce, come è successo domenica, anche se quella è una favola tutta da raccontare, una storia tutta da raccontare. Però è chiaro che oggi purtroppo c'è proprio il fattore di non guardare i giovani, non guardare i ragazzi. E molto spesso i tesserati giovani sono stati utilizzati più per fare le plusvalenze, le famose plusvalenze, piuttosto insomma, che per farne dei veri e propri calciatori. E questo è un aspetto, ti ripeto, che mi lascia molto molto perplesso, ma mi lascia perplesso ancora di più, e te lo ribadisco, all'indomani di una denuncia fatta proprio all'interno della federazione, della nazionale, detta dall'allenatore dell'Under 21. È pesante. È pesante proprio. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silver, sono Vincenzo. Caro Vincenzo, come stai? Tutto bene Silver, sempre tuo fedelissimo, un saluto, un grande saluto anche a Tommaso. Ciao Vincenzo. Ti ascoltiamo. Volevo agganciarmi un po' al discorso che stavate facendo, no? Perché io sono un ragazzo che, diciamo così, l'adolescenza l'ha vissuta un po' male, perché il Napoli viveva, diciamo così, ogni volta che dovevamo fare il calciomercato, invece noi tifosi dovevamo pensare alle famose filiazioni per iscriverci al campionato. Quindi sono grato a De Laurentiis. Però agganciandomi un po' a quello che stavate dicendo, forse l'unica pecca è la primavera, il settore giovanile, no? Sì. Io seguo spesso la primavera, se la sono andata a vedere, pure io sono di Crispano, ha giocato pure a Frattamaggiore, vicino a noi, un paese proprio vicinissimo. Certo. E dico così, sembra brutto, no? Perché comunque la primavera non ha mai avuto un campo dove giocare, queste cose qua fanno male, diciamo così, che comunque scende sempre la maglia del Napoli. Vabbè, al di là di questo ti volevo chiedere una cosa, no? Il nostro mister Spalletti, a cui vanno fatti i complimenti, no? Forse è l'unica pecca che forse gli possiamo fare, e tipo per esempio riguarda, faccio un esempio di Zanoli, no? Sì. Prima ha messo Zanoli contro l'Udinese solo perché Di Lorenzo si è fatto male, mentre ci sono state delle partite tipo i gironi di Europa League contro squadre, diciamo, Spartak Mosca, e lo poteva provare. Noi invece adesso ci creiamo il problema se può giocare contro l'Atalanta. Forse questo è il limite, perché poi è un giovane e abbiamo paura di lanciare i giovani, poi questa è la fine. È meglio che poi lo mandavamo a giocare a Zanoli. Ho avuto la fortuna di fare la domanda a Salvatore Bagni qualche mesetto fa, sì, e ti parlavo proprio degli esterni bassi, no? Infatti io ho detto, il Napoli è una grandissima squadra, forse solo gli esterni bassi, le riserve non sono all'altezza dei titolari, perché lui mi disse, e forse ha ragione, disse che negli ultimi 15 anni gli esterni bassi e gli esterni alti forse sono i ruoli dove più bisogna avere le alternative quasi alla pari. Come esterni alti ce ne ha il Napoli? Sì, no, infatti, però come esterni bassi dove si sfrutta molto, diciamo, certo. La corsa, l'energia, proprio, infatti pure lo stesso Giuffredi, no? Un mesetto fa ha lasciato un'intervista, ha detto Di Lorenzo può giocare sempre alla grande, dovrebbe giocare 30-35 partite all'anno. E allora io vi faccio questa domanda e vi lascio. L'anno prossimo, visto che si parla sempre solo dell'esterno sinistro che Napoli ha preso, e Olivera, ti chiedo un'alternativa valida a Di Lorenzo, visto che Malquivi va via, Usai è andato via, non è stato sostituito per motivi di bilancio, non pensi che bisogna prendere una valida alternativa a Di Lorenzo, visto che faremo Champions e campionato? Ti voglio bene. Un abbraccio Vincenzo, grazie per aver chiamato. Nell'ordine ricostruisco un po' la tua domanda e provo a rispondere. Zanoli va in campo contro l'Udinese per sostituire Di Lorenzo, perché se c'è Di Lorenzo non c'è nessuna alternativa a Di Lorenzo oggi in Italia, in quella posizione. Quindi Zanoli, non sono d'accordo quando dici sarebbe stato meglio mandarlo a giocare. Io penso che per un ragazzo così fare un'esperienza, un anno in un gruppo che sta lottando per lo scudetto, ma valga quante partite giocate in Serie B? Assolutamente.
o no, sta crescendo moltissimo sotto questo profilo, acquisendo molta più esperienza così, piuttosto che andare a fare un panchino, giocare o non giocare. Poi lo vedo molto sereno, molto anche consapevole dei suoi mezzi. Fisicamente, vi ripeto, è uno molto ben strutturato. Un anche ragazzo... perché mandarli a giocare in Serie B non è mai una certezza che il ragazzo faccia giochi titolare o che praticamente acquisisca esperienza. Ci può essere anche il rovescio della medaglia, che chiaramente non trovando spazio si può trovare in difficoltà, anche perché tu lo mandi in prestito. Se non ci sono dei premi di valorizzazione legati alle prestazioni, alle partite disputate, è difficile, insomma, che la società te lo faccia giocare ancora di più e certo, valorizzarlo a te. Valorizza i propri, la società. E per quanto riguarda il discorso che facevi sul mercato, non arriverà solo un'alternativa a Di Lorenzo, ma inevitabilmente anche un'alternativa a sinistra a Mario Rui. Beh, ci sono molti giocatori in scadenza, ci sono molti giocatori che devono andare via, che andranno via, perché è inevitabile che ci sarà un rimpasto sicuramente. Con questa grande... punto interrogativo, se effettivamente c'è questa offerta su Osimhen, che voci di corridoio cominciano a far trapelare, offerta oltre 100 milioni sicuramente ti farà vacillare. Penso di sì, dovesse arrivare, ma può arrivare, ecco, perché un giocatore è fortissimo. Dalla Lega, con margini di crescita. Dalla Premier, no, sicuramente potrebbe arrivare qualcosa. Dobbiamo fermarci, break pubblicitario e poi torniamo insieme. Eccoci qui, rientriamo in diretta, sono le 19.04 minuti, ne abbiamo meno di 20 a disposizione per chiudere questo appuntamento con Linea Calcio. Prima al telefono, poi in redazione, subito. Pronto? Pronto? Vediamo un po' se questo telespettatore ha avuto la pazienza di attendere oppure lo possiamo salutare anzitempo. Non c'è. Bene, allora andiamo in redazione dove è prontissimo Claudio Dominic, che tra 20 minuti sarà in conduzione del nostro TG. Ciao Claudio, buonasera. Eccoci qua Silver, buonasera a te. Non so se aspettiamo il telespettatore o partiamo con le anticipazioni. Assolutamente no, vai pure, incominciando naturalmente dal TG, l'appuntamento in prima serata con Punto Centrale l'ho già ricordato, con Tony Iavarone in conduzione, i suoi ospiti e tanti approfondimenti interessanti, anche collegamenti esterni. Il TG invece cosa prevede? Beh, il TG sai che ovviamente l'argomento principe è sempre comunque la guerra, in questo caso l'angoscia di un'escalation militare di Putin che potrebbe anche riflettersi sui nostri territori, tant'è che alcuni dei visitatori della Galleria Borbonica in questi giorni hanno fatto una proposta chiara, determinata, cioè ripristinare la galleria come potenziale rifugio antiaereo nel caso in cui la guerra dovesse, speriamo di no, arrivare fino alle nostre parti. Non c'è nulla di ufficiale in questo momento, però sai che insomma questi proclami che vengono dal popolo, che è insomma la parte forte del nostro territorio, dovrebbero sicuramente essere presi in considerazione dalle forze politiche. Poi c'è anche un grande problema che continua imperversa, e cioè la risalita dei casi del Covid. Parliamo dell'Omicron 2, questa variante molto contagiosa, vero è che non si sviluppa in maniera virulenta come la precedente, fatto sta che però i casi sono alle stelle. 100.000 registrati in Italia, modello che segue un po', se vogliamo, la Cina, dove sai che c'è di nuovo il lockdown, soprattutto nelle zone di Hong Kong e di Shenzhen, che insieme totalizzano circa 18 milioni di persone. Insomma, fa un po' paura questa cosa di aver richiuso delle città intere, un paese quasi intero. Dopodiché, ha già anticipato tu, ci sarà Punto Centrale, il momento di approfondimento di Canale 8 con l'informazione, con la cultura e tanto altro. Si parlerà più che altro delle responsabilità rispetto alla guerra. Tanti giornalisti e ovviamente ospiti d'eccezione. E poi, per concludere, avremo anche un collegamento esterno per approfondire ancora di più alcuni temi. Perfetto, perfetto Claudio, io ti ringrazio molto. E che facciamo a Palermo? Ah, che facciamo a Palermo? Che fa la... ti aiuto. No, che facciamo? Indovina. Indovina. Però puoi chiedere una vocale o una consonante. O se ma puoi, io sai che... o puoi dire Silver, dammi una mano. No, ma sai che io ho dato dei pronostici anche abbastanza forti all'inizio di questo campionato, no? Quando eravamo in grande ascesa, poi abbiamo avuto un momento di ripensamento, ma sono molto fiducioso. Sì, ma a Palermo? Se continui, Tommy. Ragazzi, vuoi il pronostico? Aspetta, fermati Claudio, prima del pronostico.
Sai benissimo che domani a Palermo l'Italia con la Nord Macedonia si gioca con la Macedonia del Nord, ma io mi riferivo ma dobbiamo parlare dell'Italia o del Napoli? Vai tranquillo come vuoi, come vuoi. No, rispetto all'Italia, sai che insomma è una partita da vincere, ma come tu insegni tutto può accadere nel mondo del calcio, quindi insomma dobbiamo stare sempre in guardia, molto attenti, anche perché la nazionale in questo momento non è in uno stato eccellente di forma, direi. Grande. Però Promosso. Sono abbastanza positivo in merito. Mi devi perdonare, ma qui ho l'audio che va e viene, per cui non ho sentito Palermo. E allora non mi rendevo conto della domanda. Allora ti dico, anche se non siamo all'Università di Perugia, sei promosso. Non ti ho sentito. Promosso, Tommaso, promosso, semplice, promosso, va benissimo così, Claudio. Ah, ok, scusami, perché ho l'audio ambientale. Che vai e viene. Sento non ti preoccupare, grazie Claudio, grazie, un abbraccio, tra Claudio. Poco in onda con il TG. A proposito della palla che rotonda, e poi andiamo ad Alessandro Sacco che è al telefono, il discorso tennistico, questo potremmo raccontare. Certo. Mi raccontava in diretta, naturalmente, nei nostri Tennis Review, Claudio Pistolesi, che... Ah, complimenti, per la... Pistolesi, è stato bellissimo. Un fenomeno, ha giocato con tutti i più grandi campioni della storia del tennis, dice, una volta, perché poi lui è romano di Staccio, della Roma Popolare, una volta entro al Foro Italico e perché Thomas Muster aveva vinto il giorno prima a Monte Carlo e si presenta al Foro Italico, lui testa di serie numero uno del mondo, avrebbe potuto anche chiedere lo slittamento il giorno dopo e invece no, Claudio, devo giocare subito, non esiste rilassamento, non esiste. Insomma Claudio entra nello spogliatoio e lo trova così, con una pallina, che guarda e parla con la pallina, e dice, ma questo è impazzito, e gli va vicino, fa, ma Thomas cosa stai facendo? Guarda quante cose si possono fare con questa pallina, guarda quante rotazioni, ed è così, il moto circolare è continuo e non ti rende sempre certo il risultato, ogni partita, ogni giornata va certo. Interpretata, vissuta e poi tutto può succedere. Vabbè, Alessandro come stai? Silver, ciao Tommaso, buonasera a tutti i telespettatori. Scommetto che sei l'unico che ha preso il numero di targa. No, andava talmente veloce, secondo me non l'ha preso neanche Leclerc. Aspetta un attimo perché Ale, Italia mi aggiorna e Italia è infallibile. Vai. Allora, lo hanno identificato. Lo hanno identificato perché la macchina è rimasta insabbiata. E lui è scappato a piedi. Auto Citroen nera, bianco nero, cactus grigia. Ha provato prima a sfondare la porta dell'hotel, poi è sceso giù e quasi è arrivato sul campo dove c'era Baldini, il collaboratore di Luciano Spalletti, mentre la squadra era in palestra, quindi hanno sentito questo rumore e sono venuti fuori tutti quanti. Poi la macchina è rimasta impantanata nella sabbia e lui è scappato. Grande. Hai capito, Alessandro? Eh sì, poi come ho scritto anche a Tommaso, ha svolto allenamento a parte la macchina, quindi... l'hanno lasciata lì, vabbè. Allora, che ci racconti, Ale, perché questa sera il discorso anche relativo al settore giovanile è abbastanza vivo, ci si sarebbe aspettati qualcosa di più da parte della società, ma questo è un discorso vecchio perché la società ha scelto in principio di seguire questa strada, questa strategia che può non piacerci, ma è loro espressione. Poi credo che quest'anno, ecco, qualcosina rispetto al recente passato sia cambiato, tu che dici? Sì, sabato si è giocata una partita importante, Sassuolo-Napoli, che ovviamente Sassuolo che ha un centro sportivo molto bello, che si chiama Centro Sportivo Ricci. Napoli era andato in svantaggio su rigore da parte dei padroni di casa, poi ha pareggiato ancora Ambrosino con il 14° gol stagionale. A proposito, vorrei menzionare un articolo fatto, anche un approfondimento da un nostro redattore che si chiama Marco Lepore, che ha fatto proprio una scheda proprio su Giuseppe Ambrosino, che classe 2003, che per come caratteristiche, ovviamente con le debite proporzioni, ricorda il mitico Careca, forte fisicamente, al senso del gol,
ed è un giocatore che indubbiamente, addirittura se lo paragoniamo a Gianluca Gaetano, forse è più costante sotto porta, anche perché ovviamente come caratteristiche fisiche e tecniche è diverso. Chiudendo il discorso, la partita Sassuolo-Napoli, il Napoli è andato più volte vicino alla vittoria, ma il portiere Vitale, che chi ovviamente conosce il calcio dei grandi, debuttò con la maglia del Sassuolo all'Allianz Stadium contro la Juve, parando su Cristiano Ronaldo, con Dybala, quindi è un portiere che sicuramente sta facendo passi da gigante, e quindi bisogna fare i complimenti al Napoli, perché rispetto agli altri pareggi questo è un punto, ha guadagnato un punto su Verona, sul Bologna, ha 4 punti di vantaggio sulla zona play-out, che non è un vantaggio enorme, però sicuramente rispetto alle ultime partite, dove con l'Empoli e col Pescara, dove l'occasione era ghiotta, sul campo del Sassuolo che sta lottando per andare ai play-off, è un risultato positivo. E il 2 di aprile il Napoli tornerà in campo in casa contro il Torino, occasione per provare nuovo a vincere tra le mura amiche e tenere a distanza i dirette concorrenti. Ma quante partite mancano, Alessandro? Mancano 6 partite, non sono tante. Scontri difficili sono rimasti pochi, tipo deve giocare con la Roma e con l'Inter, entrambi in trasferta, però deve cercare di fare qualche vittoria in casa, perché sono quelle le partite che se ti vuoi giocare la salvezza, la permanenza, la massima serie, sono le gare importanti. E in casa c'hai il Torino, il Genoa, e come scontri diretti c'hai la trasferta a Lecce. Bene, bene. Se ti chiedessi un voto, una valutazione finora al cammino, ma proprio all'intero lavoro del settore giovanile per questa stagione? Allora, se guardiamo la stagione in generale del settore giovanile, è positivo, perché noi seguiamo anche l'under 15, l'under 16, l'under 17, e under 15 e under 16 stanno lottando per arrivare tra le prime due posizioni, che ricordiamo che a mo' di regolamento vuol dire che raggiungi direttamente le fasi finali senza passare le playoff. Quindi l'under 17 è quarta in classifica, ha avuto una serie di infortuni per quanto riguarda alcuni giocatori. Però per quanto riguarda la primavera, la prima parte io avrei dato un 7, la seconda parte 5. È chiaro che se dovesse raggiungere l'obiettivo della permanenza al campionato primavera 1, il voto sarebbe più che sufficiente, quindi auguriamoci che ovviamente il Napoli primavera possa ottenere questo obiettivo, che è quello prefissato per questa stagione, e probabilmente si deve andare a migliorare negli anni successivi. Verissimo Ale, condivisibile la tua analisi, io ti ringrazio molto. Alessandro Sacco, il Napoli Online. Grazie a te Silve, un saluto a Tommaso e buonasera a tutti. Ciao Ale, un saluto a Pino. Ciao, ciao, grazie ad Alessandro Sacco. Noi torniamo, apriamo nuovamente i telefoni ai telespettatori, agli amici che ci seguono. Mancano 7 minuti, avete 7 minuti a disposizione per esprimere ancora le vostre considerazioni. E vi abbiamo anche rassicurato sulla vicenda di Castelvolturno. Panico a Castelvolturno nel pomeriggio con questo avventore improvviso che ha avuto poca fortuna con la sua Citroen, chissà che voleva fare, voleva arrivare proprio sul campo principale che avrebbe ospitato poi la seduta di allenamento della squadra, ma si è dato alla fuga, chissà, magari ha scelto il mare per scappare, perché da lì ricordo il periodo in cui il centro era blindato dai tifosi e gente che arrivava dal mare. Io dicevo, ma questi da dove arrivano? Al nuoto? Sbarcavo direttamente. Incredibile, incredibile, la passione cosa fa fare. Al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera a te. Buonasera Silver, buonasera al tuo gradito ospite. Buonasera. Buonasera, sono Luigi. Ciao, ciao Luigi, come stai? Ciao Silver, tutto bene. Voglio dire, mi piace pure a me John Denver. Ragazzi. Senti. Country Roads, take me on Country Roads. Bellissimo, bellissimo. Io ho tutti gli LP,
Beh, spettacolo. Ma noi abbiamo Silver che ce le fa in diretta. Ma Silver è bravo, eh. Avessi una chitarra ora. No, canta, suona pure bene. Vi farei scappare. Grazie. Senti Silver. Vai Luigi. Guardando al Napoli, diciamo, a me mi dispiace moltissimo il fatto che non gioca Osimhen. Perché questa è come una truffa che abbiamo avuto. A me le cose mi piacciono quando sono normali, regolari, ma che se no, raga, stanno incominciando il suo discorso, ma questi arbitri, io ho paura degli arbitri, per la mia esperienza, perché io ho 70 anni e ne ho vissute troppe. Le hai viste di tutti i colori? Ne ho viste troppe. Diciamo, speriamo bene, ma non lo so che cosa fare, cioè se, non lo so, io non so come fare, perché io voglio pure perdere, voglio, diciamo, che ormai il Napoli sta lì, allora noi siamo in corsa, sai, però se devo perdere per gli arbitri veramente non mi dispiace. Questo è il mio, l'unico dubbio, diciamo, perché io credo che, non so se voi siete d'accordo, che Napoli la squadra c'è, certo. Potrebbe, può fare, può lottare fino alla fine per me. L'allenatore per me è un grande, è un mio giudizio, diciamo, per me è un grande, solo mi metto paura su fatti gli arbitri, perché mi dispiacerebbe molto, questa è quella che mi... perché io faccio una piccola riflessione, e questo vorrei un giudizio da voi. Sì. Io quando non c'era questa cosa, come si chiama? La VAR, io ero più felice, perché diciamo non mi nervosivo così tanto, perché dicevo bene o male, non vedevi, sai, tu non vedevi quella cosa, dicevo vabbè l'arbitro, sai, ma mo con questa VAR, dicevo io, nella mia ingenuità, diciamo, di persona, come da già dicere, amante dello sport, della lealtà. E diceva allora che se la VAR mi ha risolto, perché automaticamente là si vede, insomma è una cosa che si vede, no? È più facile. Invece ho visto che mi nervosisco di più, perché si vede che è una cosa che non è, e poi invece poi loro non lo fanno. È ancora più sfacciata la cosa. Mi nervosisce, è vero o no Silvio? È ancora più sfacciata, ad esempio io che ho nel cuore il Toro, no? Ma che ormai condivido e associo la passione per il Granata a quella per il Napoli, che ormai è più forte. Ho seguito dallo stadio con le mie ragazze Napoli Udinese, ci siamo divertiti tantissimo, perché poi alla fine è arrivato il gol della vittoria. Però dico, il tifoso del Toro, no? Così come Juric, così come il direttore sportivo, ma come può dare spiegazione al rigore non concesso per fallo di Ranocchia su Belotti? È qualcosa che ti manda fuori giri, perché lì perdi tutte le certezze. E allora come dobbiamo fare? Non lo so. Vabbè, ma voi avete più potere di me. Il nostro potere... nel senso potere visivo. No, il nostro potere si limita a poter a dirlo, ma chiaramente la cassa di risonanza è minima rispetto a quelle che sono a disposizione di altre squadre. Il discorso è questo, Luigi. Noi dobbiamo cercare effettivamente, come dicevi tu, arrivati a 8 partite dalla fine e stando in quella posizione, automaticamente vuol dire che il Napoli ha tutte le carte in regola per poter sperare. Ed è chiaro che dobbiamo essere più forti ancora di quelli che possono essere gli arbitraggi, perché oggi come oggi questo è un campionato atipico, non c'è un vero e proprio dominatore, per cui credo che al di là degli alibi, degli arbitraggi o di qualsiasi altra cosa, adesso il Napoli deve pilotare il proprio destino, non c'è niente da fare, insomma le deve, non dico vincere tutte, ma deve cercare di perdere quanto meno è possibile e fare quanti più punti. È giusto, però io lo reputo un campionato umano, e l'ho detto sempre, ho chiamato pure l'altra volta e loro mi hanno apprezzato, per me questo è un campionato umano. È uno di quei campionati antichi. Sì, è molto più avvincente, dove ci sta uno solo. Certo. Dove si decide all'ultimo, è più bello questo. È questo anche, sì, se, anche se diciamo è un po' in discesa nel senso come punti, perché le altre squadre poi si sono rafforzate, quelli per la lotta per la retrocessione. Però è un campionato umano, quello che mi piace a me, penso che vi piace pure a voi, perché fino all'ultimo noi siamo sempre lì. Assolutamente. Diciamo, comunque io mi auguro che gli arbitri facciano gli arbitri. Che così questo diventa il più bel lo spettacolo che esiste al mondo. E poi io sinceramente io penso che il Napoli ce la fa. Amen. Ma questo è una, perché noi abbiamo sempre detto di non nominare questo scudetto, di non nominare lo scudetto, non l'ho mai vinto.
io voglio nominare, può darsi che Cagne fai bene Scaramanzini, no, non lo nominiamo, no, io dico, noi vinciamo lo scudetto, bravo, e dai, lo voglio dire, speriamo. Vabbè, okay. Ciao Silver, grazie Luigi, un abbraccio fortissimo, ciao. Buonasera. Intanto notizie confortanti per quanto riguarda Anghissà, che sta meglio e domani comincerà a toccare il pallone, quindi ottima notizia, assolutamente sì, ci voleva. Tommy, siamo in chiusura. Va bene, ci vediamo la settimana prossima. Certo, sempre. È di martedì, torniamo al martedì. Ok. Grazie a Tommaso Mandato. Grazie a voi, buona serata. A voi per averci seguito, vi lasciamo alle news del nostro telegiornale con Claudio Domine, che poi in prima serata Punto Centrale con Tony Iavarone. Buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.